si porta nella tomba tanti segreti. Se qualcun altro dallo Stato sta anche contento, no? Irriconoscibile, un peso 40 kg. Io ho visto mio marito 4 minuti e Denise l'ha visto in 1 minuto. Lui è morto con tutti i 41 bis. Io questo voglio dire a questi giovani, di non seguire questi miti, perché non serve a niente. La sofferenza è tale, è meglio la libertà che questa sofferenza in carcere, perché non si arriva a niente, si arriva dopo. Lui neppure ha vissuto un poco fuori. Lei a 17 anni ha conosciuto quest'uomo, Raffaele Cutolo, di cui si è perdutamente innamorata, racconta. Ha avuto una figlia, dopo tutto questo tempo, dopo tutto quello che ha vissuto, si è pentita di questa scelta. Sto ancora qua. Come si fa a pentire? Ho una figlia. Avrei lasciato, se mai avessi sbagliato a 17 anni, a 20 anni mi sarei ricreduta, no? E avrei fatto la mia vita, invece sono passati 40 anni. Cosa l'ha spinta? Quello che c'è nel cuore, solo due persone si possono incrociare, dove c'è il vero amore si può incrociare e non si può fermare, oltre anche, oltre alla morte. I primi 3 anni non l'ho visto, poi è capitato che poi ci siamo incrociati, lo vedevo ogni 2 mesi, l'ho visto per l'inseminazione ogni 2 anni, dopo 2 anni, cioè sì, a me bastava anche 10 minuti per vederlo. Mi raccontava che le scriveva tanto. Ah sì, ci sono tante lettere. Abbiamo anche rotto questo rapporto di queste lettere perché mi sentivo. Quando c'era la censura era brutto perché dovevano leggere le nostre cose, che poi erano le nostre. E abbiamo poi deciso di non scriverci più, perché quello che rimane dentro, rimane dentro. Lei non ha niente a che vedere con queste cose, deve stare lontana da ogni cosa di violenza, ogni. È una bambina sana. Saputo tramite amici che mi hanno chiamato, tramite giornalisti, però dal carcere l'ho saputo che io ho chiamato al carcere per dire dicono qui che mio marito, ma non credo. Ah sì, signora, disse il comandante o il brigadiere, qualcuno che rispose dopo un quarto d'ora al telefono, stavamo cercando, suo marito è deceduto. Ma non si dice così, cioè io devo saperlo da un giornale oppure da un telegiornale che mio marito è morto e non si dica prima alla persona diretta, è brutto, anche perché c'è una bambina. Non è una cosa bella. Quando io all'epoca parlai col dottor Riva i primi tempi, mi diceva che mio marito non aveva tanti acciacchi, però non era da morire. Abbiamo fatto varie istanze, dove queste istanze non venivano mai considerate. Il giudice di competenza di Bologna, quello di Reggio Emilia, che hanno preso anche tempo per rispondere, e una persona si lascia andare, giustamente. Noi quella sera dovevamo partire perché io avevo chiamato il carcere un giorno o 2 giorni prima e volevo fare colloquio che mio marito non si sentisse bene, però poi abbiamo anticipato quando ho chiamato al carcere e mi dissero di poter salire, che la salma non era più a disposizione loro, che la potevo anche portare giù. Poi siamo stati 3 giorni in un calvario. Non ce l'hanno lasciato toccare, non ce l'hanno lasciato toccare a distanza, con presenza di guardie, guardie carcerarie, polizia penitenziaria, cioè un poco di tutto, c'era un misto, carabinieri. Era proprio circondata da tante persone e quando ce l'hanno fatto vedere a distanza di non toccarlo, non toccare la salma, di non. Questo è successo prima che c'era l'autopsia. Poi in secondo momento mia figlia lo stesso l'ha voluto vedere perché insisteva di vedere, perché mamma, voglio vedere mio padre, ho il diritto di vedere mio papà.
si sono consultati e poi dopo hanno fatto vedere anche a lei. Io ho visto mio marito 4 minuti la prima volta e Denise l'ha visto 1 minuto, dopo 2 ore qualcosa, a Parma. E fortunatamente lei non l'ha visto come l'ho visto io, che è stato peggiore. Una persona che è irriconoscibile, un peso 40 kg, era dimagrito quando io l'ho visto, ma non quel... un viso sofferente. Secondo me è stata la pace. Ha finito di soffrire. Avevano detto che alle 5 di mattina, alle 4 e mezza, 5, dovevo fare il funerale. Ho avuto i miei dubbi per la strada e così mi sono fatta un giro per uscendo dalla superstrada per il cimitero e ho visto tutti questi fotografi che aspettassero la salma, cosa che io non sapevo e neppure mia figlia, eravamo le uniche che dovevamo saperlo, invece non... Non avevano avvisato di ciò? No, solo di mattina, allorché io mi sono affiancata, mi sono fatta posare vicino al cancello e sono entrata dentro perché non volevo che mio marito venisse sotterrato senza... Non lo so poi se fino a quando poi lo avrebbero fatto arrivare a questo punto qua. Penso che l'avrebbero anche atterrato senza di noi. Lui è morto con tutto il 41 bis. Non ho fatto mettere neppure i manifesti perché non volevo creare caos, perché già il dolore è forte. Non volevo creare come una festa perché in effetti poi ognuno... credevo di venire a funerali, voleva sapere per venire ai funerali. Allora io ho fatto solo una cosa in famiglia, non ho fatto mettere i manifesti, ho fatto fare queste pagelline per la famiglia. Non un mese per... dopo, diciamo. Questo. Sì, il 17, giusto il 17. Fui chiamata da un commissario per dire che c'era la messa, io dissi sì, ma voi non è una cosa di vostra competenza perché è una cosa nostra. Dice no, il questore lo vuole sapere per mettere una sicurezza. Ma quale sicurezza? Noi stiamo facendo in famiglia. Mi ha chiesto anche scusa, volontariamente ha messo questa pagellina in evidenza, era innamorato di questo mito, diciamo, questa immagine di questo signore, questo signor Cutolo, diciamo, e ha voluto mostrare la pagellina, che anche lui ha avuto questa pagellina, poi l'ha tolta su, però purtroppo ormai è girato. Ormai non la lascio in pace neppure dopo morto. Non... Penso che una persona è morta, lasciamola in pace, lasciamolo riposare in pace. E con lui che è morto è finito tutto, basta. Io questo voglio dire a questi giovani, seguite un'altra strada, non seguite questa strada, di non seguire questi miti, perché non serve a niente. La sofferenza è tale, è meglio la libertà che questa sofferenza in carcere, perché non si arriva a niente, si arriva dopo. Lui neppure ha vissuto un poco fuori. Quello che non auguro a mia figlia non lo auguro a nessun figlio. Lui ha subito, ha pagato, cioè innanzitutto ha pagato la sua pena, e ha subito fino all'ultimo, e nessuno ha il diritto di parlare di lui, nessuno. Per il semplice motivo, perché nessuno si è messo a livello suo di stare in una cella, ha fatto le sue cose e le ha pagate. Basta, questo chiudo con questo, che chiudo tutto, perché non si può parlare sempre di Cutolo che abbia fatto questo, perché sono tante altre persone che hanno fatto e tengono nascoste le cose. Lui le ha pagate. Con questo chiudiamo qua. Con lui sono chiuse tutte le parentesi, ha finito con le sue cose. Io inizio da me. Dico sono pulita, però pure io dico che sono sporca, perché nell'insieme di tutto, se no, ognuno di noi si gira dentro e dice abbiamo una colpa di qualsiasi, che sia minima, che sia grande, che sia pochina, ognuno di noi abbiamo un qualcosa, certo non abbiamo la cosa che abbiamo ammazzato le persone, però è capitato. Quando si parla di suo marito c'è una storia per cui molte persone direbbero lui ha commesso dei fatti che noi non avremmo commesso. Non possiamo dirlo, è il contesto di come si è trovato, il carcere dovrebbe essere un carcere di rieducazione, ma là è un carcere di sopravvivenza, non di educazione. Non si può in un carcere dire noi andiamo, li portiamo in carcere e si vive normalmente, no. Quando si è chiusi e non si ha la libertà, si fanno tante cose che non... Neppure immagini. Lei sa che se suo marito era in carcere un motivo c'era? Sì.
Ma l'ha pagato, io questo sto dicendo, l'ha pagato, non, nessuno può dire, non è né l'unico e né l'ultimo che non ha pagato la pena, voglio dire. E quando si va in carcere e si fanno tutte queste cose, o è meglio mettere la pena di morte e si finisce, così finiscono di parlare delle persone. Perché io penso che un po' il mito l'hanno fatto, lo Stato, diciamo, l'ha fatto il mito. Perché ci sono state tante persone, come mai Cutolo soltanto è diventato un mito e non altre persone? Quando è morto, molti hanno detto si porta nella tomba tanti segreti. Se le ha portate nella tomba con lui, se le ha portate con lui. Forse qualcun altro dallo Stato sta anche contento, no? Ci sono state persone che hanno provato a capire quale fosse la verità della storia di Raffaele Cutolo? Ci fossero dei segreti? Lo dovevano chiedere a lui, non a me. Io non c'entro in queste cose. Io sono fuori da queste cose, sono sempre stata fuori. Io ho seguito solo mio marito nel carcere e gli avvocati. Poi altre cose non mi interessano, non ci tengo neppure c'ho una figlia da crescere. E va bene così. Lei non ha niente a che vedere con queste cose. Io sto crescendo mia figlia con tutte gli spazi possibili perché deve stare lontana da ogni cosa di violenza, ogni è una bambina sana e deve crescere così. Anche io dico questo, dico anche a qualsiasi ragazzo di non seguire nessuna strada perché non serve a niente. La libertà è la cosa più bella, e viverla liberamente, anche senza soldi, anche senza niente, però viverla. Il tempo, la vita è una e passa.